Qualcosa su questo premio o non premio, non lo so, secondo le situazioni in cui si sono verificati. Io ho trovato una lettera pubblicata nell'agosto del 2013, il titolo è Le considerazioni di un gruppo di cittadini arrabbiati sull'assegnazione del prestigioso riconoscimento. Ve ne leggo solo alcuni passi, però sono significative e importanti. Istituito nell'ormai lontano 58, il premio venne assegnato per la prima volta a Fernando Innocenti per aver elargito la somma necessaria alla costruzione del nuovo ospedale, ed il valore di quella premiazione gratificò tutta la città, sia per lo spessore dell'uomo imprenditore sia per il gesto compiuto. Sembra proprio di parlare del paradiso e dell'inferno, scrivono i cittadini arrabbiati. Il primo imprenditore capace che ha dato contributi importanti al mondo imprenditoriale ed economico, il secondo frequentatore di consigli di amministrazione che a nulla servono. E poi dopo arriveremo a quello. E significa fare cose importanti per la città di Grosseto, per una popolazione intera che possa sentirsi gratificata e sentirsi orgogliosa e quantomeno rivedersi nell'uomo o nella persona o nell'ente premiato. Vogliamo parlare del lustro che può portare ad una città uno scienziato del valore mondiale come Oreste Piccioni, cittadino grossetano, uno dei padri della fisica e delle alte energie, nonché professore all'Università della California, eccetera, eccetera, anche se la memoria poteva essere premiato come tanti altri, invece no, completamente disconosciuto. Oppure chi in difesa delle donne picchiate e umiliate ha contribuito a realizzare un corridoio protetto chiamato Codice Rosa, esperienza pilota non solo in Toscana ma in tutta Italia, progetto nato proprio a Grosseto grazie alla intuizione e la volontà della dottoressa Vittoria Doretti, è organizzato in modo organico e più articolato e successivo. Quindi vuol dire ci sono persone con le quali la popolazione si riconosce di fronte a queste cose qui, e quindi dice, al di là di quello che è stato scritto nella motivazione del premio, che promuove un'iniziativa che rientra nei compiti istituzionali di un presidente della Camera di Commercio, rappresenta una nota di merito all'evoluzione dei valori culturali, economici e sociali che sono alla base della volontà e dello spirito con cui è stato istituito il premio. Quindi voglio dire, questi cittadini arrabbiati sono assolutamente arrabbiati con ragione, perché non solo chi viene premiato deve aver fatto qualcosa, ma deve avere una così forte personalità da potersi riconoscere in lui. Qui nel passato ci sono stati tantissimi che hanno avuto premio come Luciano Pianciardi, come si fa a non riconoscersi in un Luciano Pianciardi, ma poi come lui, sempre meno, perché questa decadenza? Perché non un, appunto, una Vittoria Doretti che tanto ha fatto per le donne, e non solo perché è una donna, ma perché prima di tutto una persona intelligente. Io lo sono abituato a non dividere nel lavoro e né altro le persone in sesso, in donne e uomini. Per me sono persone, poi sono persone intelligenti, però purtroppo ci sono anche gli idioti. Io mi voglio fermare qui, va bene, perché c'è una cosa che non ho trovato per esempio su internet per quanto riguarda, sì, c'è il nome di tutti coloro che sono stati premiati, ma l'importante sarebbe sapere non soltanto il nome ma il motivo e le valorizzazioni per cui è stato usato, cioè, non l'ho trovato io, allora chiedo scusa. Sono 9 pagine e dalla seconda poi c'è per e dice i motivi. Vabbè, io non l'ho trovato, per cui vabbè, se no. Comunque, voglio darvi soltanto a questo punto un Milan Kundera che dice essere coraggiosi nella solitudine senza testimoni, senza il premio di consenso, solo davanti a se stessi richiede un grande coraggio e una grande forza. Questo volevo dire. Bene.